menina eidezea, peleia deo achilleos, ulomenen, e muria chaiois, alge e zeche, pollas dictimus psychas aidi proiapsen, eroon, autus de loria teuche quinessin, oionoisi te pasi, dios de teleie tobule. Exudeta prota, diaste ten erisante, Atreides te anaxandron, cae dios Achilleus. Io, cittadina di Troia, io, figlia di Afrodite, io vi descriverò Troia, la più bella città dell'Asia Minore, il cui triste destino ha voluto il fato. Su un altopiano sorgeva la sede del re, che come un'aquila vegliava su di noi. La reggia era maestosa, all'interno era ricca di arredi pregiati e di grandi saloni. Il suo masso era imponente come il collo di una giraffa. Le sue mura erano alte, spesse e grigie, parevano tanti elefanti messi in fila. Erano enormi come Zeus, erano possenti come il tronco di un albero bicentenario. I numerosi giardini sembravano labirinti. Le donne troiane erano bellissime, avevano le braccia bianche, erano vestite con indumenti azzurri e chiari come la luce e l'acqua, sembravano neve primaverile. I troiani erano gentili e romantici come cavalieri, ma sapevano anche essere spietati. Da Troia si vedeva anche il tuffo del sole in mare, che creava dei colori rosacei come l'aurora prima di iniziare una nuova giornata. Troia era lo specchio del sole. Troia era una città bella come Elena. Questa era la mia città, che adesso non c'è più. Questi sono i miei ricordi di quando ero bambina. Ricordo che in lontananza osservavamo, dietro le mura, il piccolo accampamento dove i soldati greci riposavano. Sull'Olimpo gli altri dei sono riuniti attorno a un tavolo. Aspettano la decisione del grande Zeus su chi dovrà vincere l'interminabile guerra fra greci e troiani. Io invece ho proprio voglia di sbirciare cosa succede a Troia. Il sole splende a picco sulla città. È bello l'accampamento dei greci, con tutte quelle tende colorate appena montate e con tutta la gente indaffarata per i preparativi del giorno seguente. La città di Troia è ancora più bella con i suoi palazzi e i suoi templi e con tutti i troiani affaccendati ad organizzare la difesa. Io sono molto curioso di vedere chi vincerà. È appena iniziata la guerra e io parteggio per i greci perché sono valorosi come leoni. Da quassù vedo bene le navi dagli alti scafi, fabbricate dai più abili falegnami di Grecia. Io, Poseidone, dio dei mari, parteggio per i greci e scommetto che vinceranno. Io, Dolmas, troiana dalle bianche braccia, sto attendendo l'arrivo di mio marito e dei miei figli, figli ormai troppo grandi per restare dentro alle mura. Sono preoccupata, la testa mi gira come una trottola, sudo, le ginocchia tremano. Ho la gola secca, ma non voglio andare a bere, e il mio cuore salta e batte così forte che sembra voler uscire dal petto. Sono qui con l'attesa, l'unica cosa che mi è rimasta e che mai mi abbandonerà. Nella mia testa frullano domande che non riesco a fermare, neanche per il tempo di dare una risposta. Io piango in attesa di notizie, piango il mio futuro da vedova, piango la morte dei miei figli. Un sentimento mi invade, mi entra in testa e non mi lascia più andare. Come un leone che non molla una preda quando l'ha vista. Vedo entrare un soldato in casa mia che mi prende per i capelli e mi sbatte in strada. Io chiudo gli occhi e quando li riapro sto pulendo la prua delle concave navi greche. Con una sola immagine rivedo tutti i momenti passati con i miei figli. Così vado al tempio della palla di Atena e do in sacrificio il mio corpo, perché la mia anima possa stare in pace con la mia famiglia. La battaglia sta per cominciare. Troia l'ho sempre vista da lontano, circondata dalle sue possenti mura, grigie come la vecchiaia di Ilio. Ancora un giorno è passato e la città è ancora in piedi, resistente come una roccia e testimone di molti duelli vinti e persi. In lontananza vedo la reggia del re Priamo, splendente, quasi dorata. Noi siamo schierati sul campo di battaglia, armati di lancia, scudo ed elmo. Le nostre armi portatrici di morte scintillano alla luce del sole. Guardo i miei compagni e non capisco se hanno paura, presumo di sì. I troiani sono ancora dentro le mura della città. Tra poco usciranno. Inizierà la battaglia e ho paura che sarà l'ultima. A Sparta ho lasciato la mia famiglia.
La cosa che temo di più non è morire, ma essere abbandonato senza sepoltura. Così il mio giovane corpo sarà pasto per cani e avvoltoi. Voglio lanciarmi nella battaglia con tutto il mio coraggio e, se la mia ora verrà, voglio morire con dignità e fierezza. O Atena, proteggimi e guida i greci alla vittoria. La guerra non dà tregua ed io, in tutti i modi, cerco di condurre i greci alla vittoria. Sull'acropoli di Troia il mio tempio domina la città dall'alto. La mia statua, bianca come il latte, mi rispecchia in tutta la mia magnificenza. Il fuoco delle torce fa risplendere di rosso le colonne di marmo. Aspetto la fine di Troia. Ecuba, madre di Ettore, mi chiede di accettare in dono un peplo color porpora, ricamato d'oro dalle donne fenice. Mi chiede in cambio di salvare i troiani, domatori di cavalli. Ma io, Atena, ostinata, rifiuto i doni e condanno Ilia alla morte. Appena tornato in città, cercai mia moglie. Lei mi vide, corse da me e mi abbracciò con nostro figlio in braccio. Mi chiese come fosse andato il duello e io le dissi che aveva vinto Achille, che si era vendicato per la morte di Patroclo. Dopo, con aria molto triste, le dissi che dovevo tornare sul campo di battaglia e che volevo salutare per un'ultima volta mio figlio. Lei, con le lacrime che le scendevano sopra le guance, mi confidò che aveva in grembo un altro figlio e non voleva che anche lui non avesse un padre. Replicai che ero assai triste anch'io, ma mio padre mi aveva insegnato che è meglio morire come un glorioso guerriero che vivere come un traditore. Lei mi diede un bacio e mi disse addio. Io, Teti, dea degli oceani, qui, nelle profondità del mare Egeo, con le sue acque cristalline, fra i coralli rosso fuoco, mi sento in pace. In lontananza scorgo una nave inabissata, mi avvicino per esplorare. Ha un grosso buco nello scafo e intorno le alghe si ergono verso il cielo. Sono troppo curiosa, voglio entrare. Dentro la nave armi e corazze vagano senza scopo. Questi oggetti mi ricordano mio figlio Achille. Adesso lui è là fuori a combattere, ma io non posso far niente per aiutarlo. Posso solo aspettare. Mio figlio morirà per il volere di Zeus. Esco da questo relitto, risalgo in superficie e mi siedo su uno scoglio scoppiando a piangere. Qui, sulle porte scee, io, vecchia donna troiana, osservo il campo di battaglia dopo l'ennesimo assalto. Quello che vedo è terribile. Il campo è tutto imbrattato dal sangue greco e troiano. Ci sono cadaveri insanguinati dappertutto, alcuni con armature lucenti ed altri già privati di esse, che giacciono nudi come cibo per avvoltoi. Dietro al campo di battaglia ci sono le navi veloci degli Achei, con lo scafo nero come la pece. Mi sporgo appena dalle mura e vedo l'accampamento dei greci. È squallido, tende nere, rosse e blu, sbiadite con pezze cucite. I bastoni usati per sostenerle, ormai, sono instabili e scheggiati. Questa guerra non finisce mai. Poveri guerrieri che vanno incontro a un destino di morte dolorosa e povere famiglie che aspettano invano il ritorno dei loro figli. Siamo intrappolati dentro il cavallo da tanto, o meglio, così credo, perché non ho più la cognizione precisa del tempo. All'interno siamo tanti e lo spazio è stretto. Conosco il piano a memoria. L'uscita dovrà svolgersi in pochi secondi. Sinone dovrà darci il segnale. 3 colpi sulla zampa destra del cavallo. Ho paura di essere scoperto, o peggio, di morire soffocato. Appoggio l'orecchio su una parete di legno e sento in lontananza le grida di felicità dei troiani, che non sanno che tra poco quelle grida diventeranno di dolore. Ogni tanto qualcuno di noi dice che vuole uscire, ma Odisseo lo zittisce. Se i troiani ci scopriranno, cosa succederà? Vivrò ancora, questa sarà la mia ultima notte? Nessuno lo sa. L'unica cosa che so è che è notte. Spero che arrivi presto, Sinone, così potrò uscire da questo maledetto cavallo. Improvvisamente sento picchiare sul legno e il mio cuore comincia a battere all'impazzata. Questa sarà l'ultima battaglia. Che gli dèi ci guidino alla vittoria.
Sono solo un semplice soldato greco che parla tra sé e sé, sperando che qualcuno possa sentirmi. Sono in attesa sulla coperta della nave, aspettando che i soldati aprano le porte. È solo colpa mia se ora mia moglie è caduta nell'Ade mentre io ero lontano. È solo colpa mia se ora l'esercito perde. È solo colpa mia se la mia vita è invisibile alla gente. L'ansia, l'agitazione, la stanchezza e la solitudine rendono questa attesa ancora più straziante. Sono solo. Tutti se ne stanno zitti mentre io parlo tra me e me. Meno male che c'è la luna, bianca come la pelle di Afrodite e bella come Elena. La luna è l'unica che mi ascolta e non mi giudica, qualsiasi cosa io dica. Ancora niente, non sta accadendo niente, e invece, come sarebbe bello essere l'Atride, pieno di sé, con tante belle schiave. Il problema maggiore è la mia paura per la guerra. Mi chiedo con tanta impazienza quando finirà. L'attesa è una delle cose più brutte che trovo sulla faccia della terra. Scendo dal Monte Olimpo, ansioso di vedere cosa accade a Troia. La mia ombra scivola lentamente sulla terra. Una volta giunto all'interno della città, mi aggiro per le sue vie. Arrivo in una piazza e vedo i troiani brindare, mangiare e festeggiare. In ogni angolo della città ci sono banchetti e gente felice e spensierata. Gli uomini sono ancora stupefatti, come agnelli risparmiati da lupi affamati. L'indecisione mi assilla. Mi dispiace far morire i troiani, ma anche far scoprire i soldati greci dentro il cavallo. Io, grande e potente fato, devo prendere una decisione importantissima per il destino di una ricca e potente città. Ho deciso. Troia è condannata e sarà distrutta con il ferro e con il fuoco. Sono un soldato greco. Non importa chi sono, ma tanto vale che ve lo dica. Sono Antimaco, figlio di Dores e fratello di Diocles. Quando morirò, sarà come quando un albero perde una foglia, ma ne altre 10.000. Sento sulla testa un sudore gelato che mi cola, giù per il naso. Sono freddo come neve, come quel venticello invernale che muove tutto quanto, come quando si è inghiottiti da una slavina. D'improvviso mi luccicano gli occhi, una lacrima si ferma sulle orbite, non vedo, e come per magia mi si tappano le orecchie. È tutto sospeso, come quando un bambino ascolta la fine del suo racconto preferito. Infatti si aprono le porte e il resto è solo sangue, solo male, niente pietà e solo paura nelle facce delle troiane dalle bianche braccia. Dall'Olimpo assisto alla scena più terribile della guerra, la conquista della mia amatissima Ilio. Da quassù posso vedere le fiamme che arrossano il cielo come se fosse l'alba. La notte è buia, Zeus lancia le sue saette e Poseidone manda il mare in burrasca. Tra le case in fiamme la gente ancora ubriaca corre invano cercando di sfuggire all'assalto greco che però sembra implacabile. Anche sull'Acropoli tutto in fiamme, la mia statua e quella degli altri dei sono in frantumi. La furia greca non risparmia nessuno, anche le donne e i bambini vengono uccisi o catturati senza pietà. Anche Cassandra, la mia sacerdotessa, rifugiatasi sotto i piedi della mia statua, viene catturata e fatta schiava. Ed io, Apollo, dal grande mantello, vorrei andare a salvare Troia, ma Zeus me lo impedisce, togliendomi le mie possenti armi. Così sono costretta ad assistere a queste scene terribili. Odisseo, dall'intelligenza sovrumana, è riuscita ad averla vinta contro Troia, la ricca e bella città. E giuro sul mio nome che gliela farò pagare.